e bentornati ad un'altra chiacchierata con l'artista. Oggi abbiamo qui con noi Fabio Ceccarelli, poi Luca ci dirà di chi si tratta, ma prima di iniziare ricordiamo alcune importantissime cose, ovvero perché lo facciamo: per la raccolta fondi destinata alla protezione civile contro l'emergenza del coronavirus. Abbiamo appunto intitolato questa nostra raccolta fondi Music versus Coronavirus, il link lo trovate qui sotto, potete cliccare nome e cognome, mettete la cifra che vi sembra più adatta. E poi naturalmente il gioco è fatto. Noi non vedremo nulla di tutto questo, alla fine testimonieremo però tutto il lavoro svolto, certo. E quindi avrete modo di constatare attraverso i codici, insomma, vedrete tutto in maniera trasparente. Mi raccomando, seguite anche le interviste passate, le interviste future, perché avremo veramente tantissimi artisti. Mettete mi piace anche alla pagina in modo tale da non perdervi nessun aggiornamento. Esatto. Allora, partiamo subito. Vi introduco con due parole chi è il maestro Fabio Ceccarelli. Ciao Fabio, grazie per essere qui. Ciao, intanto grazie per essere qui. Buongiorno Luca, buongiorno Federica, buongiorno. Fabio Ceccarelli ha registrato oltre 100 colonne sonore, sua tra l'altro la fisarmonica di La vita è bella del maestro Nicola Piovani del premio Oscar, ha lavorato con Morricone, Trovaioli, Ortolani, Piersanti, Bacalov. E ha registrato film come Pinocchio, La vita è bella, La piovra, Linda, Il brigadiere, insomma tantissime colonne sonore. Ha lavorato anche per il teatro con artisti di pregio come Leo Gullotta, Proietti, Zingaretti, e sotto diretto da moltissimi registi anche illustri. Ha partecipato peraltro alle varie trasmissioni televisive, tra cui Sanremo, il premio Davide Donatello, e ha collaborato con artisti di musica leggera come Francesco De Gregori, Ron, Luca Barbarossa e Iva Zanicchi. Insomma, ha fatto di tutto e di più. Ma proprio per questo motivo noi ti chiediamo subito, e facciamo prima una piccola parentesi: molti pensano che la fisarmonica sia uno strumento popolare, diciamo anche di basso livello, insomma, però visto tutto anche il curriculum e le tue cose che hai fatto, si nota che la fisarmonica ha grande valore anche musicale, insomma, non è uno strumento popolare. Parlaci un po' della fisarmonica, poi ti chiederemo anche come è fatta. Allora, innanzitutto, sì, vi ringrazio di questa domanda, perché è sempre molto, molto particolare, molto importante per noi. La fisarmonica è anche uno strumento popolare, anzi, non vuole mai rinnegare la sua origine, il suo uso nella musica folkloristica e popolare. Però è anche uno strumento degno di una certa nobiltà, o perlomeno alla pari di tanti altri strumenti, perché può suonare dalla musica del Settecento, da Bach alla musica contemporanea, anzi è piuttosto privilegiata oggigiorno nella musica contemporanea, proprio perché come strumento poco usato nel corso dei secoli e degli anni è uno strumento piuttosto recente. La fisarmonica non ha neanche 200 anni. Quindi i compositori contemporanei preferiscono strumenti, diciamo, meno conosciuti. È uno strumento appunto dalle grandi possibilità. Certo. Allora, subito prima domanda che ci è arrivata: come è fatta la fisarmonica? Perché tutti se lo chiedono, tutti la vedono, tutti hanno presente più o meno la forma, ma come è fatta? Come si suona? Io bonariamente la chiamo il mio termosifone da viaggio, questo scatolone che mi porto dietro. In realtà dentro questo involucro esistono tantissime voci, e ognuna singolarmente è dotata di un'ancia singola, come potrebbe essere quella di un clarinetto, solamente il clarinetto la usa di canna, di legno, diciamo da canna, dalle ance tradizionali. Noi le abbiamo metalliche. E ogni ancia metallica è messa in vibrazione dall'aria che noi produciamo attraverso questo dispositivo centrale che si chiama mantice, e attraverso il quale noi pompiamo dentro lo strumento l'aria, la prendiamo da fuori, la pompiamo, quest'aria mette in vibrazioni le ance a destra per la mano destra, per le note della mano destra, e a sinistra per le note che sono dei cosiddetti, questi bottoncini detti bassi, e mettiamo appunto i suoni. Questo avviene. Il principio potrebbe essere un po' similare a quello dell'organo, ma non tanto dell'organo a canne, ma dell'organo portativo, dell'armonium. Ricorderete sicuramente i vecchi armonium, appunto quelli anche
barocchi o giù di lì, erano costruiti con dei mantici, addirittura dove una persona esternamente pompava o attraverso le mani o attraverso i piedi pompava l'aria all'interno dello strumento. Poi con il tempo si sono modernizzati, questo procedimento è stato sostituito dall'energia elettrica, rendendoli appunto automatici, ma il principio è lo stesso. La fisarmonica funziona un po' con quel sistema lì, diciamo, ecco. All'interno ci sono tantissime voci, tantissime ance, e ognuna sicuramente produce il suono. Fabio, ti chiedo una curiosità, perché allora nella mano destra tu azioni dei tasti che sono simili alla tastiera di un pianoforte. Nel mio caso sì. Ma a sinistra che ci sono tutti quei bottoncini, a cosa corrispondono? Tu hai detto ai bassi, ma ogni bottoncino corrisponde a una nota? Come funziona? Allora, perché è veramente... Guarda, per renderla descrizione, per renderla semplice, appunto fruibile a tutti, ai non addetti ai lavori, diciamo, pensiamo un attimo al pianoforte, allo strumento principe, vero Luca? Tu sei pianista, quindi mi capisci perfettamente. Allora, la mano destra corrisponde un po' alla parte destra del pianoforte, quindi diciamo a quella che è la regione del cantabile, la zona dove più o meno, se noi vogliamo pensare ad una canzone, ad una melodia, si possono eseguire i temi. La mano sinistra, invece, con questi bottoncini, potrebbe essere un po' paragonabile alla mano sinistra del pianoforte, oppure se vogliamo pensare a un gruppo musicale, in questa zona lo strumento standard fisarmonica ha una regione dedicata ai famosi bassi, quindi proprio la zona del basso, quindi la colonna portante dell'armonia musicale, della musica, cioè la zona. E poi noi abbiamo questo sistema di bottoncini, che è un po' una sorta di piccolo lusso, di piccola comodità, dove attraverso un solo bottoncino noi possiamo produrre un accordo. Quindi io pigiando solamente un bottoncino ho un accordo maggiore, che altrimenti dovrei fare almeno con tre note. Un minore. Questo ci agevola perché chiaramente, oltre a non dover pigiare contemporaneamente tanti tasti, ci dà una certa agilità. Cosa che suonarla, ad esempio, sul pianoforte, Luca, tu mi insegni che è ben più complicato, giusto? Si possono rovinare queste lamelle? Dovete accordarle? Come funziona? Certamente, io come ti dicevo prima, le ance sono le nostre ance, queste lamelle sono le nostre ance praticamente, sono metalliche, col tempo si possono spezzare, si possono rovinare, si possono anche scordare. Infatti, chiaramente l'accordatura della fisarmonica non è come quella di uno strumento ad ancia libera o ad ancia doppia, ancora peggio come l'oboe. Il fagotto, ma che devono accordare in continuazione. Noi l'accordatura, una volta presa, una volta sistemata, viene fatta attraverso appunto delle lime che vanno ad agire su questo metallo, toccano e riescono ad alzare ed abbassare l'intonazione di quella voce. Ma una volta fatta, generalmente dura almeno, dipende dalla frequenza, dipende da quanto uno usa lo strumento nel corso della vita. Cioè, uno che suona 8 ore al giorno non è la stessa cosa di uno che suona 2 ore a settimana, chiaramente. Però, comunque, almeno una volta all'anno o giù di lì è necessario far mettere le mani sullo strumento a un tecnico per riparare o aggiustare o rimettere a posto l'accordatura, come giustamente dicevi tu. Poi dicevi che è molto simile all'organo, no? Quindi ai registri. Quindi anche voi avete i registri. Ci fai sentire qualche differente registro per sentire che sonorità hanno? Bravissimo, questa tua domanda è molto giusta, perché noi purtroppo abbiamo un limite, come insomma un po' tutti gli strumenti hanno dei limiti, no? Il nostro limite, ad esempio, io faccio sempre riferimento al principe, al pianoforte. Voi avete la fortuna di avere la dinamica del tasto. Cioè, un bravo pianista suona con 2 mani, fa 8 note e ogni nota può avere una sua dinamica. Quindi puoi decidere che quella nota suoni più o meno forte. Noi non abbiamo questa fortuna, perché in realtà la dinamica del tasto non esiste. Appunto, come l'organo,
noi pigiamo il tasto, apriamo l'aria che dicevo prima entra e fa vibrare l'ancia. Quindi io posso solamente toccare e a seconda di come muovo il mantice, di più o di meno, suonerà più forte o meno forte, cioè così. Ma io non posso andare ad agire sul tasto, lo devo fare attraverso il mantice ed attraverso i registri. Quindi, come fanno gli organisti sull'organo, io non faccio altro che togliere o mettere ottave. L'aggiunta o la diminuzione, o togliere le ottave, fa sì che lo strumento suoni di più o suoni di meno. Ad esempio, stavo suonando una nota, se io suono il classico La centrale e lo suono con un registro, come dicono gli organisti, un otto piedi, ho il solo suono reale. Ma io posso aggiungerci sopra la stessa nota all'ottava superiore, che sarebbe questa, attraverso il registro. Mettendola sopra, vengono fuori, se ascoltate bene, due note. Posso aggiungerci una voce inferiore, che era suonando sempre nello stesso posto, come potete vedere. Questo è il 16 piedi, cioè la stessa nota all'ottava inferiore. Mettendole insieme, ne ho tre. Questo si può fare fino a 4 o anche 5 voci contemporaneamente. Così che io, suonando con un registro che noi chiamiamo master o per gli organisti il ripieno, cioè noi abbiamo questo. Suonando questa sola nota io ne sto contemporaneamente emettendo 4. E questo mi aiuta nel discorso della dinamica, come giustamente mi chiedevi prima. E anche del timbro, quindi anche il timbro ne risente di questa serie di registri. Chiaramente quello che noi chiamiamo timbro è appunto o il colore dello strumento è datosi dall'aggiunta o meno delle ottave, insomma. Ecco. Fabio, una curiosità. Vediamo spesso anche tu in questo momento suonare seduti la fisarmonica ed essere imbragati anche in un certo senso. È pesante come strumento. Infatti, quindi è uno strumento pesante anche da suonare, faticoso. Guarda, allora, ha una sua fatica fisica perché appunto comunque ha un suo peso, a differenza del tuo meraviglioso flauto, Federica, che è molto più leggero, ma io so bene, come tu sai, che ha delle difficoltà, perché avendo studiato una volta anche il flauto, insomma, un po' mi ricordo. Però, insomma, la fisarmonica, sì, questo è uno strumento, diciamo, uno strumento standard come dimensioni, è il famoso strumento che noi chiamiamo il 120 bassi, scusatemi, standard, cioè è uno strumento che ha 120 bottoncini da questo lato e 41 tasti alla destra. Poi esistono vari strumenti, vari modelli, anche con i bottoni a destra, come usano nell'Est Europa o nel Nord Europa o nel mondo in genere, molto usato lo strumento a bottoni, cosiddetto anche cromatico. Quindi purtroppo, e questo è anche un po' un nostro limite, abbiamo forse fin troppe tipologie di strumenti. Secondo me sarebbe molto giusto nel tempo arrivare ad uno strumento unico e decidere quale usare, ma questo insomma è uno dei problemi annosi che noi fisarmonicisti ci portiamo e ci porteremo sempre dietro. Probabilmente non troveremo mai l'unico strumento da utilizzare. Comunque, tornando alla tua domanda, uno strumento medio come questo ha un peso di almeno 10-11 kg. Esistono anche strumenti di 14-17 kg, come esistono strumentini piccolini per i bambini di 4-5 kg. Ecco, diciamo che oggigiorno, specialmente nel mondo della musica da ballo, esistono molti fisarmonicisti che amano suonare in piedi perché fa, diciamo, scenograficamente è di migliore effetto. Bisogna premettere alcune cose, che suonare in piedi, spesso questi signori suonano con degli strumentini, magari, non so, hanno la mano sinistra alleggerita, sono strumenti comunque più leggeri appunto per suonare in piedi. Alcuni purtroppo non suonano neanche, perché fanno semplicemente playback, perché l'importante è comunque farsi vedere da un certo punto di vista, come dicevo prima, scenografico. Altri no, altri lo fanno, fanno questa scelta di suonare in piedi. Io
sarà per il colore dei capelli, per l'età, preferisco, ho sempre suonato seduto, qualche volta anche in piedi, ma insomma prediligo e preferisco suonare seduto. Certo. Quindi parlavamo, il nostro focus anche dell'intervista è la fisarmonica anche nel teatro, nel cinema. Quindi la sua portabilità aiuta anche a essere integrato in quello che potrebbe essere una tournée teatrale, l'interazione anche sul palcoscenico, perché comunque potendoti spostare, non avendo magari uno strumento pesante come il pianoforte, ci racconti qualche tua esperienza teatrale, come funziona, come si vive in questo mondo, insomma. Beh sì, tu hai detto, hai centrato l'obiettivo, Luca, cioè il fatto che la fisarmonica quasi al pari del pianoforte possa rappresentare un po' da sola una piccola orchestra, è molto comodo nel teatro, dove purtroppo, ahimè, si è sempre cercato, credo che in futuro lo si farà ancora di più, di risparmiare, e quindi portare un solo musicista aiuta proprio per le spese gestionali della situazione economica dello spettacolo teatrale, l'economia dello spettacolo. E la fisarmonica da sola può rappresentare un piccolo gruppo musicale, e quindi sì, si può tranquillamente trasportare da un luogo all'altro, da un palcoscenico all'altro, e questa è una cosa che, appunto, fondamentale e molto importante. Io, per quanto mi riguarda, come giustamente ti ringrazio, tu prima hai detto inizialmente delle mie attività, e chiaramente fare teatro per me negli ultimi 25 anni, 30 anni, è stata una delle attività principali, quello insieme alle colonne sonore, appunto, del film e del cinema. Però mentre fare una colonna sonora, lavorare in sala di incisione, si è uguali agli altri strumenti, cioè i fonici, gli addetti prendono il tuo suono, il tuo suonare, e i maestri utilizzano appunto il tuo strumento, il tuo suono, come un colore all'interno della tavolozza, perché stanno dipingendo il loro quadro, il quadro della soundtrack, della colonna sonora. E quindi tu sentirai ad un certo punto del film, perché il connubio maestro-regista hanno deciso che lì ci sta bene un fagotto, lì ci sta bene un pianoforte, lì ci sta bene una fisarmonica per quel colore, perché lo associano a certe idee, a certe cose, e quello si fa nel cinema, insomma, o insomma, nelle produzioni cinematografiche, per le colonne sonore. Per il teatro, invece, appunto, dal vivo devi portare la musica un po' come se fosse la colonna sonora di un film, ma lo devi fare per uno spettacolo teatrale, e lo devi fare lì, in quel momento. E naturalmente la fisarmonica è di gran comodità per i motivi che dicevamo prima, insomma. Fabio, tutti ricordano un po' il tuo suono, il tuo magico suono nella Vita è Bella. Com'è stata la tua esperienza nell'incidere questa colonna sonora e lavorare quindi anche col maestro Piovani? Hai qualche aneddoto? Esatto. Guarda, io lavoro con il maestro Nicola da tanti anni, ho cominciato a lavorare con lui poco dopo degli anni 90, insomma, ho cominciato a lavorare con lui, e da allora abbiamo fatto tante cose insieme. Ultimamente un po' meno, insomma, perché poi si sono situazioni, io mi sono spostato da Roma, sono tornato in Umbria, e poi c'è il ricambio generazionale, insomma, però insomma, devo dire che ho lavorato con lui per più di 20 anni, e tuttora siamo in ottimi rapporti, ogni tanto ancora mi chiama, mi dice sempre che quando vuole una fisarmonica ancora mi cerca. E, insomma, con il maestro Nicola, quando l'ho conosciuto, un aneddoto. Sì, vi potrei raccontare una cosa piuttosto simpatica, almeno che io porto nel cuore. Appunto, in una delle primissime occasioni in cui conobbi il maestro, ero in sala e mi vidi davanti questo signore dall'aria un po' seria, un po'... Cioè, quando non lo si conosce, Nicola può sembrare, insomma, fin troppo schivo, fin troppo... Invece non so adesso come definire bene, però in realtà è una sua forma di timidezza, una persona molto riservata, ma poi se la si conosce nel privato è una persona profonda, di una simpatia unica, di un'ironia assolutamente eccezionale, insomma, delle qualità notevoli, non solo musicali. E insomma, lui mi chiese, allora non ricordo bene, mi chiese di suonare una cosa, e io da giovane rampante voglio fargli ascoltare
tutto il mio vocabolario delle possibilità tecniche virtuosistiche, perché speravo di fare un'ottima figura, e lui mi bloccò e mi disse, perché mi dava del lei, giustamente inizialmente non ci conoscevamo, mi disse: signor Ceccarelli, dice, guardi, non è questo ciò che mi occorre, ma dice, lei mi dovrebbe semplicemente suonare sul mio attacco, dietro al mio attacco, dovrebbe suonarmi una semibreve, una semplicissima semibreve, quindi una nota lunga che inizi pianissimo, con un crescendo che io le indicherò, dovremmo arrivare a un forte per poi diminuire e concludere. Lì capii che la fisarmonica poteva essere uno strumento, diciamo, tra virgolette, nobile, che tutti gli strumenti possono essere nobili dal mio piccolo punto di vista, e poteva avere un utilizzo all'interno dell'orchestra differente da come mi ero immaginato nel corso degli anni, come avevo pensato io facendo la mia piccola carriera da fisarmonicista, con tutti i concorsi, con tutte le competizioni, le gare a cui partecipavo, che ho anche, diciamo, vinto tante volte, i campionati nazionali, internazionali, mondiali, insomma la competizione a chi suona più note. Ecco, questo era un po' il mondo da cui provenivo e che non mi interessava più tanto. Infatti da lì in poi, sono passati nei tanti anni, diciamo che ho fatto una vita un po' parallela rispetto al mondo tradizionale della fisarmonica, l'ho un po' abbandonato per scelta. Scusami, solo una piccola curiosità, sempre legata proprio a Nicola Piovani e quindi anche alla Vita è bella. Come è stato riascoltarti dopo all'interno del film? Hai provato un'emozione? Ma guarda, la cosa della Vita è bella, innanzitutto dobbiamo svelare un po' questo arcano. Quando facemmo il film La Vita è bella, la fisarmonica all'interno del film, in tutta quella che è la colonna principale, in realtà c'è pochissimo, quasi nulla. Cioè, in realtà io suonai moltissimo proprio perché non c'era la fisarmonica, il maestro comunque voleva farmi lavorare nel film, perché avevamo un rapporto di affetto e di amicizia, lavoravamo insieme in teatro, avevamo già fatto diversi spettacoli nel 97, 98, non mi ricordo, quando facemmo La Vita è bella, era in quel periodo là più o meno, forse il 90, 1997. Parliamo dell'altro millennio, purtroppo. Dicevi, scusami? Ho detto tanti anni fa ormai. Sì. E quindi praticamente per lavorare io suonai molte, molte cose con quella tastierina piccolina, come si chiama? Aiutami, il Glockenspiel? Il Glockenspiel, quello di ferro. Le piastrine di metallo? Sì, però alla tastiera come un piano, come una tastierina. La celesta? Forse era, forse avevamo la celesta sicuramente. Sì, insomma, tutti questi raddoppi dei vari temini che si sentono nel film, quando senti spesso pli, che sta insieme con gli archi, molti di questi li ho fatti io. Perché praticamente, poi ad un certo punto abbiamo usato anche la fisarmonica per fare una versione appunto di Buongiorno Principessa, dove sotto insomma, all'interno dell'organico orchestrale c'è anche la fisarmonica e si sente chiaramente. Nella versione poi che venne montata, la versione medley della Vita è bella, che Nicola portava in giro, si ascoltava spesso, di Buongiorno Principessa legato alla Vita è bella, si sente questa fisarmonica che fa questo accompagnamento sotto, e quello lo feci veramente, come altre tracce all'interno del film. Però ecco, paradossalmente, mentre in tanti altri film con Nicola e con altri, la fisarmonica ha fatto i temi, non so, Pinocchio di Benigni, sempre la fisarmonica, il tema di Lucignolo ero io, cioè praticamente lo faceva proprio la fisarmonica. Poi purtroppo il film non ha avuto un grandissimo successo come La Vita è bella, e quindi sono cose che poi passano più insomma. Però ecco, questo. Tornando al teatro, che mi incuriosiva molto, com'è il rapporto che si instaura poi anche con gli attori? Perché tu hai delle parti, insomma, principali in cui suoni e interagisci anche con gli attori, no? E esci di scena. Com'è il rapporto solitamente col tuo strumento e con gli altri?
Beh, tu sai benissimo, Luca, che nel teatro, appunto, sì, spessissimo il musicista, specialmente quando tu lavori, che non so, un musicista è un attore o due attori, una compagnia piccola, alle volte viene utilizzato anche il musicista per interagire proprio con gli attori. Alle volte addirittura mi è stata data una piccolissima parte in cui dovevo dire, per me era un monologo, ma insomma magari si trattava di quattro parole e dirle a una risposta o qualche cosa, un piccolo flash durante lo spettacolo teatrale. Oppure interagisci con un intervento musicale, che è la cosa più naturale, diciamo, da fare, più consona, dove appunto in quel determinato momento l'inserimento della musica fa proprio parte della drammaturgia, se vogliamo. Certo. Quindi hai toccato con mano sia quello che è il suonare veramente live e quello che è il registrare le colonne sonore, quindi sono anche due sentimenti diversi, penso, nell'essere su un palcoscenico davanti a centinaia di persone e quello di registrare... Sono due mondi completamente diversi. Sì, io, se ti posso dire onestamente, il mio cuore fondamentalmente è legato moltissimo, forse la cosa che amo di più, faccio anche dei concerti da solo, dei recital, ho fatto qualche disco che porto, insomma, dei progetti che porto in giro, ma la cosa a cui sono legato di più probabilmente è proprio il teatro. Il teatro, ci sono nato dentro questa interazione tra la prosa, la parola e la musica, beh, è una cosa proprio che mi porto dentro con grande affetto, con grande amore, mi dà una grande sensazione interiore. Bellissimo, davvero. Allora, posso fare un piccolo salto indietro, Fabio? Sempre una mia grande curiosità questa. Anche figlio per chi si approccia, per un giovane fisarmonicista, ma anche chi come me della fisarmonica non ne sa un cavolo, ad esempio. Ma quali sono le difficoltà tecniche di questo strumento? Perché giustamente tu hai una mano destra che fa una cosa, una mano sinistra che ne fa un'altra, però devi anche coordinarti per aprire e chiudere il mantice. Certamente, sì, infatti appunto la sincronia è una delle cose più complicate da raggiungere, no? Perché comunque, come potrebbe essere un altro strumento, tipo il pianoforte, devi suonare cose alla mano destra, cose alla mano sinistra, metterle in sincrono e in più, come giustamente dicevi tu, devi lavorare anche con il mantice, perché è lui che ti permette di avere la dinamica, cosa che tu potresti fare con il fiato sul flauto per aumentare o diminuire la dinamica del tuo suono, ma nel frattempo devi muovere le dita e utilizzare le labbra, la lingua per emettere il suono. E la stessa cosa noi dobbiamo fare su questo oggetto qua. Certo. Fabio, noi ti ringraziamo, per essere stato con noi per questa bellissima chiacchierata che ci ha veramente illuminato e fatto scoprire un sacco di cose. Ricordiamo allora, prima di farti una richiesta, se vi è piaciuta l'intervista e le interviste precedenti e naturalmente le future, potete iscrivervi al canale e poi su YouTube verranno anche caricate tutte le interviste. Quindi mi raccomando anche, se volete donare, se potete, il link lo trovate qui sotto, e condividete tutti questi mestieri e questi artisti che ci stanno veramente supportando e aiutando a diffondere anche il piacere della musica. Allora, ringraziando Fabio Ceccarelli che è stato qui con noi, noi gli chiediamo una cosa, visto che ne abbiamo parlato per tutta l'intervista. Vai, chiediglielo tu. Se ci può salutare facendoci ascoltare qualcosa per la sua bellissima fisarmonica. Io saluto voi, Luca, Federica, e ringrazio tutti coloro che guarderanno questa pagina e questo video, che magari doneranno anche, perché prima o poi ce la faremo, sicuramente prima o poi ce la faremo, e spero di essere stato di una qualche utilità. Grazie a tutti, vi saluto con un pezzettino di questa cosa di cui abbiamo parlato prima, che ci sembra doveroso. Ciao, grazie. Thank you.
Thank you.